Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parleremo dei modi della scala maggiore, approfondendone uno in particolare, ovvero il dorico. Ma come al solito, prima gem. Ciao ragazzi, io sono Alessandro Lunedì e vi ridò il benvenuto sul canale. Come si diceva prima, oggi parleremo dei modi della scala maggiore, o meglio di uno dei modi della scala maggiore, sicuramente uno dei più usati e dei più riconoscibili, ovvero il dorico. Vi ricordo come sempre di lasciare un like al video e se vi va di iscrivervi al canale così da sostenere contenuti come questo. Inoltre non dimenticate di seguirmi anche su Instagram dove pubblico tanti altri contenuti. Bene, ho deciso di partire dal secondo modo della scala maggiore in quanto è sicuramente a mio parere uno dei più usati, uno dei più riconoscibili non solo in ambito improvvisativo ma anche in ambito compositivo e peraltro in più generi, in generi molto diversi anche fra di loro. Ma prima di questo ci tengo a precisare alcuni concetti e soprattutto a sfatare alcuni miti e imprecisioni che correlano il mondo della chitarra e i modi della scala maggiore. Bene, sicuramente il più grave, tra virgolette, di questi errori è quello di considerare le posizioni sul manico della chitarra come i modi. Ok, quindi immaginiamo di essere in sol maggiore e di suonare le posizioni a tre note per corde della scala. Bene, sicuramente saprete che esistono sette di queste posizioni, ognuna delle quali parte da un grado diverso della scala maggiore. L'errore che spesso ho sentito fare, che per me è assurdo, è considerare ognuna di queste posizioni come un modo, per esempio ionico, dorico, frigio e così via. Perché questo è considerato un errore? Perché la modalità, tra virgolette, cioè tonalità, esistono queste tre macro categorie se vogliamo, no? La tonalità, la modalità e la atonalità, che sono questi tre macro mondi, no? In cui noi appunto ci muoviamo con delle regole, potremmo dire, differenti. E sicuramente ci manca una cosa in questo caso, cioè il tappeto armonico, ovvero quando è che un modo suona in quel modo? Cioè, le note di un modo non dipendono dalla posizione, ma sono appunto note e in quanto tali non cambiano a seconda dello strumento o a seconda della posizione, sono sempre quelle sette perché appunto derivano dalla scala maggiore e di conseguenza erroneamente, siccome, come dire, partendo dal mi basso gli intervalli che si vengono a creare, ok, posizione per posizione, i primi sette effettivamente rispecchiano quelli dei modi, non vuol dire che se io suono in ognuna di queste posizioni stia suonando effettivamente i modi, dipende tutto da quello che c'è sotto, dal tappeto armonico che c'è sotto. Se sotto c'è un tappeto armonico di sol maggiore, e ve ne faccio un esempio, io mi posso muovere in tutte e sette le posizioni liberamente, sempre sol maggiore, cioè scala maggiore starò suonando. Bene, che cosa ho fatto in questo caso? Sotto c'era un tappeto armonico di sol e mi sono mosso all'interno delle prime tre posizioni, delle prime tre forme, ok? Sempre sol maggiore era, non è che stavo cambiando il modo, non cambia nulla. E adesso, proprio per metodo scientifico, vado a fare la cosa inversa, cioè cambio il tappeto armonico sotto e rimango sempre sullo stesso box, ok? Sempre sulla stessa posizione, la prima in questo caso. Vedrete che è quello che fa la differenza, perché se io sotto ho un tappeto armonico di sol, allora starò suonando sol maggiore. Se sotto ho un tappeto armonico, per esempio, di la minore, allora starò suonando la dorico. Tra poco andremo anche a approfondire il perché, che cosa caratterizza in questo caso il dorico, ma la stessa cosa vale per tutti gli altri modi ed è questa la vera differenza, cioè bisogna pensare in questo caso alle note, non alle posizioni. Per cui vediamo esattamente come funziona. (Musica)
Tra l'altro il giochetto funziona fino a un certo punto, perché comunque l'orecchio in questi casi, secondo me, sente a prescindere il richiamo della tonalità, perché sente sol e poi sente la minore, come se fosse un secondo grado. Infatti, come dire, la peculiarità dei modi non è quello di suonare sempre la stessa scala su tutti i gradi di una certa tonalità. Cioè, se io suono sol maggiore come scala sui vari gradi della tonalità, propriamente non starei nemmeno suonando i modi. Sto suonando, cioè almeno io li intendo molto così, perché è più semplice pensarli. Non ha senso, se io sto suonando la scala di sol maggiore, pensare che sul secondo grado, ok, quindi la minore, stia suonando il dorico come modo. Ma perché non ha senso? Perché appunto mi sto muovendo in ambito tonale, e quella è la vera differenza. E quindi a che cosa servono i modi? I modi ci permettono di suonare, o meglio, di avere una sonorità diversa all'interno di determinati accordi che normalmente non avrebbero quelle determinate sonorità. E adesso andremo a vedere quali. In realtà questi concetti sono sempre molto articolati da spiegare, cioè quasi filosofici a parole, poi in realtà suonati sono molto più semplici. Detto ciò, vi faccio vedere come intendo, o meglio, come ho studiato i modi della scala maggiore, in particolar modo, appunto, come vi dicevo, partiremo dal dorico. Bene, per restare in tema, prenderemo come riferimento la dorico. In questo caso io lo penso in tre modi differenti, che tutti e tre mi aiutano in un certo senso a visualizzare meglio il modo, soprattutto a interiorizzarlo, perché bisogna sempre ricordarsi che non è una questione di movimento delle dita o di posizioni o di altre cose, ma è una questione di suono, cioè che cosa rende unico quel modo a livello di suono. Perché poi le posizioni sono sempre le stesse, cioè le posizioni della scala maggiore sono anche le stesse in tutti e sette i modi, ma perché i modi derivano dalla scala maggiore, di conseguenza, cioè è ovvio che è così. In questo caso la dorico perché? Perché è il secondo modo, perché prende le note dalla tonalità di cui è il secondo grado, ovvero qual è la tonalità di cui la minore è il secondo grado? Sol maggiore. Di conseguenza le note di la dorico saranno esattamente quelle di sol maggiore, ma la differenza sta nel fatto che ognuna di queste note non solo suonerà chiaramente in modo diverso, ma ricoprirà, possiamo dire, un ruolo differente, ovvero potrà essere una tensione differente. Bene, adesso andiamo a vedere esattamente come personalmente, insomma, ho studiato i modi e come li anche intendo, come li penso mentre improvviso, ovvero in tre modi differenti, scusando il gioco di parole, lo farò un sacco di volte. Il primo è sotto forma appunto di scala, ovvero semplicemente concepisco il modo in forma scalare, esattamente come penserei a una scala maggiore, e quindi ognuno di questi gradi chiaramente sarà avrà un numero, ovvero corrisponderà a un intervallo. In questo caso il dorico ha questi intervalli, questi numeri. E fin qui niente di strano. Ma a mio parere la vera differenza, e soprattutto, come dicevo prima, a livello di suono, la fa il fatto di considerare il modo, e ora viene il bello, come un arpeggio esteso. Che cosa intendo? Di base, se voi ci fate caso, in realtà il modo può essere considerato come una sorta di quadriade con le sue tensioni. Che significa? Una quadriade, ovviamente, in questo caso la quadriade di la minore, che è fatta dalle note la, do, mi e sol. Dopodiché io estendo l'accordo, che vuol dire vado sopra l'ottava, quindi suonerò la nona, l'undicesima e la tredicesima, per cui perché preferisco considerarlo così? Perché mi dà davvero l'idea di come questo accordo suona. Cioè io lo penso proprio come un accordo. In questo caso noi ci stiamo muovendo chiaramente su un pedale, cioè su un drone, più che su un drone, su un pedale, perché in realtà il drone è neutro. In questo caso non c'è invece un tappeto neutro, ma è appunto un tappeto dorico, che ha appunto queste tensioni. Cioè di per sé sono le tensioni che danno il sapore, tra virgolette, al modo.
che, tolte quelle tensioni, le tensioni sono appunto 9, 11 e 13, rimane semplicemente un accordo minore settima. E niente di più. Per cui in realtà saranno proprio quelle tensioni, come dicevo prima, a dare il sapore, a contraddistinguere quel modo da altri modi, perché i modi della scala maggiore, i modi minori della scala maggiore sono diversi, sono tre, ovvero dorico, frigio e olio. E ognuno di questi è caratterizzato sì da un accordo minore settima, ma con delle tensioni differenti. Quindi da questo capiamo che sono proprio le tensioni che danno il sapore al modo. E appunto, proprio per rigore logico, da questa, possiamo dire, definizione o questa prospettiva differente, l'altra cosa interessante è considerare il modo come un insieme di una tetrade, una quadriade, più un'altra triade. Ovvero, in questo caso, la quadriade di La minore, settima, più la triade un tono sopra, Si minore. E la cosa interessante è che la triade di Si minore, quindi appunto quella triade che si trova un semitono sopra rispetto alla minore, è formata proprio da quelle tensioni, cioè quelle tensioni caratteristiche del modo formano sempre una triade. E quindi da questo possiamo capire che, almeno per quanto mi riguarda, è molto più semplice pensare alle triadi e alle quadriadi piuttosto che pensare al modo semplicemente come scala. Ma sempre era una questione di suono, cioè le scale sì, o meglio il suonare scalare funziona fino a un certo punto, ma la verità è che dobbiamo far entrare in testa il suono della nona, il suono della undicesima e il suono della tredicesima. Bene, adesso capiamo come sviluppare questo, come iniziare insomma a sviluppare i modi, adesso che abbiamo capito effettivamente a che cosa servono, e quindi in questo caso ci muoveremo su un tappeto armonico. Quindi possiamo dire che i modi di fatti aggiungono delle tensioni, quindi dei colori, le tensioni secondo me vanno proprio immaginate come dei colori differenti rispetto a quelli appunto della scala maggiore. Quindi in questo caso appunto il dorico, che avrà 1 è considerato come arpeggio esteso, quindi 1 bemolle 3, 5 bemolle 7, quindi fondamentale, terza minore, quinta giusta, settima minore, e poi nona maggiore, undicesima giusta e tredicesima maggiore. Quindi noi andremo a insistere proprio su questi colori. Il primo esercizio che vi andrò a spiegare consiste nel prendere, come dicevo prima, queste due triadi principali, fondamentali, che si creano, che possiamo creare noi, insomma, che possiamo estrapolare dal modo. In quanto, a mio parere, le triade di per sé hanno un potere fortissimo, soprattutto improvvisativo e compositivo. E in questo caso particolare andiamo a prendere la triade della, diciamo così, del modo da cui nasce il modo, quindi quella di La minore, e quella che poi dà il colore invece al modo, che è quella di Si minore, quindi esattamente un tono sopra. Quindi La minore e Si minore. E se ci pensate, in realtà, in questo caso io sto già suonando 6 delle 7 note della scala del modo, quindi in realtà è un'improvvisazione completa. Bene, in questo caso a mio parere si può procedere con due possibilità differenti, ovvero in parallelo oppure andando al contrario. Che significa? In parallelo vuol dire che io prendo per esempio due box, possiamo dire, secondo me iniziare con i box, o comunque sfruttare le simmetrie e le geometrie della chitarra all'inizio va sempre bene, perché alla fine l'argomento che si sta approfondendo è comunque interessante e non è superficiale, ecco, per cui la geometria in una prima fase aiuta. Per cui immaginiamo di prendere magari due posizioni, due box degli arpeggi minori, quindi la minore preso così magari, quindi ancora, e Si minore in parallelo, ovvero che significa appunto la stessa identica posizione. La cosa bella della chitarra sicuramente è che è diciamo così simmetrica cromaticamente, per cui due tasti avanti troviamo Si minore. Ok, è semplicemente giocare, quindi improvvisare liberamente usando queste due triadi, ma solo qui, solo in questa posizione. E la cosa interessante anche qua è che vedrete che la triade poi appunto che suona meglio, ma perché aggiunge qualcosa
all'armonia, alla base su cui sto suonando, proprio quella di si minore. Quindi pensare di suonare dorico è più semplice di quel che si pensa se pensiamo appunto alla triade un tono sopra, ed è anche proprio più interessante. Vi faccio sentire. Ok, come avete visto è fantastico secondo me. Cioè, io non sto facendo niente di strano, eh. Cioè, sto suonando letteralmente questo. Chiaramente all'inizio si possono, diciamo, usare dei trick, degli esercizi per iniziare a improvvisare, ovvero suonarsi magari le triadi singolarmente, salendo e scendendo, cioè proprio pulite in questo modo. Che cosa ho fatto? Semplicemente ho suonato la triade di La minore in fase ascendente, fin dove potevo, fin dove il range dello strumento me lo permetteva in questa zona di manico, e poi ho fatto la stessa cosa, però scendendo, sempre con la stessa logica, con la triade di Si minore. E questa cosa è fantastica secondo me, perché semplifica davvero, o meglio, perché semplifica, non è una versione semplificata del modo, è una versione intelligente, perché appunto ci entri già in pieno. Cioè adesso fateci caso, io improvviso solo con Si minore, ok? E fateci caso a quanto già suona bene di suo, suonare Si minore sulla minore, cioè proprio le note della scala dorica. Ok, esercizio molto zen secondo me, a parte una piccola sciaccatura che ho inserito di base. Ho sempre suonato Si minore. Adesso immaginiamo invece di fare diciamo, l'esercizio 2.0, ovvero suonare la quadriade di La minore settima e la triade di Si minore. Ok, anche la quadriade di Si minore in fondo ci sta. Chiaramente in questo caso andremo a suonare tutte le note della scala dorica, però non in ordine appunto scalare, cioè le pensiamo in modo diverso, differente. Ok, quindi Si minore settima. E Si minore settima, La minore settima e Si minore settima. Quindi sto procedendo sempre in modo parallelo, eh. Ok, all'infinito, chiaramente mi posso divertire quanto voglio. Poi a me piacciono tanto questi esercizi in cui mi muovo su un pedale di un solo accordo, e davvero esploro gli intervalli, le triadi, gli intervalli e i loro rivolti, gli stessi intervalli in ordine differente o le triadi in modo differente. È veramente fighissimo. Adesso posso fare la stessa cosa, però non andando in parallelo, ovvero invece di andare appunto per posizione, mi sposto al contrario, quindi da qui. Invece di prendere il Si minore che si trova qui, prenderò il Si minore che si trova qui. Questo perché? Semplicemente per una questione di esplorare appunto il range del manico. Chiaramente mi andrò a vedere tutta la posizione, quindi anche in questo caso posso farlo sia con la triade sia con la quadriade, stessa cosa, stesso ordine, stesso esercizio. Si può davvero esplorare, ma anch'io in realtà lo faccio sempre, anche adesso, cioè non, cerco di evitare di ripetermi spesso. La ripetizione va bene, ma per una questione stilistica, ricordatevelo sempre. Per una questione improvvisativa, in realtà spesso è meglio variare, o meglio, cioè cercare nuove combinazioni, nuove possibilità. Il secondo esercizio che vi faccio vedere, invece, riguarda più che altro le note target, tra virgolette. In questo caso si può parlare sì e no di nota target, in quanto, almeno per quanto mi riguarda, parlo di nota target nel momento in cui c'è un cambio d'accordo, per esempio.
Però in questo caso l'esercizio già ha senso, perché per nota target intendo una nota su cui insisto molto, quindi cambia l'approccio, non penso più alle due triadi, ok, chiaramente con le note che ci sono all'interno, però di base la macrostruttura a cui penso in quel caso, cioè nel caso dell'esercizio precedente, è la triade o la tetrade, ma penso proprio alle note, e questo chiaramente poi è l'altro approccio che mi piace parecchio, cioè insistere per esempio sulla nona, insistere sull'undicesima e sulla tredicesima. Chiaramente in questo caso dovrò insistere su queste note in particolar modo perché sono quelle caratteristiche del modo e vi faccio sentire. Prima cosa importante però per fare questo esercizio è individuare, scegliere un box anche qui e individuare dove si trovano le note. Quindi per esempio parto dalla nona, benissimo, dove si trova? Ok, a parte le corde che sono un po' vecchiotte e si senta, di accordo. Per cui, come dicevo, in questo caso andrò appunto a insistere in particolar modo sulla nona. Dopo averla rintracciata, diciamo così, geograficamente sulla tastiera, andrò ad insistere su questa tensione, non curandomi troppo delle altre note. Chiaramente bisogna prendere una cosa alla volta. Ok, adesso con l'undicesima in questo caso è il re, sarà qui. Se vogliamo anche qui, anche se esco leggermente dal box. Ok, e adesso infine sulla tredicesima, chiaramente poi dovrò farlo su ogni posizione. Ok, così chiaramente posso continuare realmente all'infinito esplorando tutte le posizioni, tutto il manico, tutto il range del manico. E chiaramente in questo caso mi sto muovendo sulle posizioni chiuse, poi posso farlo sulle posizioni strette, poi posso diciamo uscire fuori dalle posizioni e avere un approccio più appunto tensivo, nel senso che penso semplicemente alle note, che poi è più o meno quello che faccio io, tranne quando magari devo diciamo applicare dei fraseggi un po' più virtuosi, e quindi in quel caso vuoi o non vuoi, qualsiasi strumento c'ha la sua meccanica, c'ha i suoi automatismi, diciamo così, di base, però lo considero più come un effetto sonoro che come una frase musicale, per cui appunto è un po' più automatico, mentre quando si improvvisa si cerca di creare delle melodie, in quel caso è meglio pensare sempre alle note. Bene ragazzi, questo è quanto, spero che il video come al solito vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale se vi va, così da sostenere contenuti come questo, anzi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se volete che approfondisca insieme a voi eventuali e altri argomenti. Detto ciò, ci vediamo alla prossima puntata.